C'è amiche e c'è amici, scopri come trovare la persona giusta. Allora, se vuoi trovare la persona giusta, devi partire da un presupposto che tu devi essere la persona giusta, perché non esiste una persona giusta in senso assoluto. Tu devi diventare la persona giusta, che significa la persona che non è bisognosa degli altri, in modo tale che siano gli altri eventualmente a diventare bisognosi di te, che si aggancino a te. E nel momento in cui nell'innamoramento, nella seduzione, del coinvolgimento, vale un principio che potremmo definirlo un po' come la legge gravitazionale, che è affamato muore di fame. Quindi nel momento in cui tu sei affamato d'amore, affamato d'affetto, morirei di fame, perché andrai a elemosinare amore e affetto anche a persone che magari ti mettono grossi vincoli, ti mettono grossi ostacoli, magari ti tradiscono, magari non gratificano quelle che sono le tue esigenze, e quindi sono le persone giuste perché ti danno, come dire, perché hai tanta fame. È un po' come dire: se io ho tanta fame, ho tanta sete e non apprezzo, come dire, non vado a scegliere soltanto l'acqua con una certa qualità, mi accontento, bevo un po' di tutto, anche una pozzanghera d'acqua sporca, inquinata. E spesso noi ci troviamo in queste condizioni, nelle condizioni in cui, diciamo, creiamo un vitello d'oro, portiamo sull'altare degli allori, una persona che in realtà, diciamo così, in condizioni normali non sarebbe nessuno per noi, ma gli diamo potere in quanto siamo in grosse situazioni di difficoltà. E quindi, diciamo, questa è la persona giusta. E poi si innesca un meccanismo strano, per cui nel momento in cui eleggiamo questa persona, c'è un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva, che è la parte logica che non accetta di essere presa in giro, va a ristrutturare un po' il suo modo di vedere le cose, e cerca di dare delle spiegazioni logico-razionali al fatto che siamo innamorati di questa persona, quindi ce la fa vedere come la persona giusta. Ma questa è soltanto un'illusione. Quindi, se vuoi scoprire come trovare la persona giusta, devi prima eliminare dentro di te il bisogno. E per eliminare dentro di te il bisogno, devo avere un lifestyle, uno stile di vita che sia emotivamente appagante. Non c'è verso. Perché abbiamo una parte che va costantemente alla ricerca di emozioni. Quindi cambia il tuo stile di vita e cambierai le persone che incontrerai. Non tanto, neanche, anche per altri motivi, si innesca la legge dell'attrazione e tutto, ma lasciando perdere tutti questi motivi qua, anche proprio per motivi proprio pratici e pragmatici, perché non andrai più a agganciarti su persone che ti daranno delle polpette avvelenate emotive. Il tuo stile di vita ti darà più consapevolezza di te stesso, di te stessa, ti darà più forza interiore. Però bisogna trovare lo sforzo per farlo questo. Quindi bisogna. Se non ti viene naturale, devi sforzarti a farlo. Non importa che tu dici, ma è un sacrificio, fai questo sacrificio. Inizialmente sforzati di conoscere persone, di uscire, di viverti emozioni, perché saranno sforzi che poi saranno ben pagati. E dopodiché, una volta che hai imparato a stare bene con te stesso, impari a conquistare. E allora vedrai che si manifesteranno più di una persona che potrebbero essere le persone giuste. A quel punto lì sarai tu che sceglierai, perché tanto non hai fretta, non sei bisognoso o bisognosa. È un lavoro molto importante che, quando dai i suoi frutti, te ne rendi conto e senti crescere la forza dentro di te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e metti un mi piace. Ciao!